Buongiorno a tutti quanti, come campeggia sullo schermo vedete che oggi cominciamo una serie di predicazioni che andremo avanti per un po' di tempo sul libro, facilissimo vero? 66 capitoli, 1247 versetti, può essere diviso in due parti. 66 capitoli, manco a caso, come quelli della Bibbia, e il libro di Isaia può essere diviso, stiamo parlando di Isaia chiaramente, può essere diviso in due parti, la prima parte di 39 capitoli, dove comincia con una invettiva, con il peccato del popolo, così come inizia Genesi, il primo libro di Genesi inizia con un'invettiva, il peccato dell'uomo, e una seconda parte fatta di 27 capitoli, così come sono 27 i libri del Nuovo Testamento, e che termina con il Nuovo Testamento, con nuovi cieli e nuova terra. Perché diciamo che se leggete Isaia, leggete un pochino una Bibbia in tutti i libri della Bibbia sono importanti, non ce n'è uno che non sia importante. Ma quello di Isaia è un libro che ha una ricadenza, una ricaduta sui credenti molto grande, anche in virtù delle profezie che sono state fatte all'interno del libro di Isaia, che si sono tutte quante avverate, dalla distruzione del Tempio alla deportazione a Babilonia e infine alla nascita di Gesù. Lo avete mai letto tutto d'un fiato? Avete mai letto tutto di fare Isaia? Ci avete provato? No? Ci avete provato? Oppure magari ci avete provato con l'aiuto di un dizionario, di un commentario biblico, oppure forse molti di noi l'hanno letto qua e là, soltanto quando nella Bibbia appariva una nota piccolina in parentesi che diceva CFR, confronta Isaia tot. Okay. Non vi preoccupate, non andremo in dettaglio come abbiamo fatto con Ruth in questo libro, perché sarebbe veramente, ci vorrebbe troppo tempo, forse un anno non basterebbe per andarci in profondità, ma sarà piuttosto un volo d'uccello che faremo per darvi magari la voglia di leggere questo libro. E oggi iniziamo con la prima parte che vorrei intitolare C'era una volta il popolo di Dio, o meglio forse il titolo è troppo lungo, scorciamolo, questa sezione si chiama Guai, poi vediamo perché si chiama Guai. Allora, Isaia scrive 739 anni prima dell'arrivo di Gesù. Più o meno storicamente, se vi ricordate il libro di Ruth, che avevamo detto era posizionato tra giudici, il periodo dei giudici e il periodo dei re, ecco, Isaia scrive circa 400 anni dopo tutto questo, per cui ci sono state tante cose belle, ci sono stati Davide, c'è stato Salomone, c'è stata la costruzione del Tempio, poi a un certo punto il popolo di Dio si è diviso in due. E sono rimasti due regni, Israele al nord e Giuda al sud. Siamo ancora prima della deportazione da Babilonia, e le cose non è che vanno molto bene. Questo è proprio l'inizio del libro. Isaia 1 al versetto 2 dice: udite, o cieli, e tu terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati contro di me. Ma che cosa era successo? Era successo che Dio gli aveva dato, liberati dalla schiavitù di Egitto, gli aveva dato un posto fertile dove crescere, gli aveva dato delle leggi da seguire, lo aveva protetto dai popoli che erano tutti quanti intorno, erano ostili, e era successo quello che
tecnicamente si chiama in gergo montecassinese essere un figlio scostumato. Che cosa significa essere un figlio scostumato? Sapete quei figli che non obbediscono praticamente mai, non obbediscono a niente, che se tu dici una cosa fanno l'esatto contrario di quello che dici, e che vogliono tutto e lo vogliono tutto quanto subito e vogliono fare solo esclusivamente quello che gli piace e non quello che gli è necessario. Questa è la definizione di essere scostumato. Penso che anche a Napoli si usi scostumato, è scostumato, non hai costume. Ora, l'adorazione al Signore era una cosa fondamentale, invece è diventata una tradizione. Si andava al tempio, sì, ma dire, beh certo, io sono ebreo, mi tocca andare al tempio, certo io sono ebreo, però finiva là, si andava al tempio e basta. E quello che è peggio è che via via, soprattutto i capi del popolo, i capi religiosi, che all'epoca erano sia capi religiosi che capi civili, aggiungevano ogni volta un po' di obbligo in più che non erano scritti nella legge. Mi dai la prossima slide? Isaia 28, capitolo versetto 10. Poiché è un continuo dare precetto dopo precetto, precetto dopo precetto, regola dopo regola, regola dopo regola, un poco qui e un poco là. Allora, beh, potete dirmi, vabbè, non sono molto, molto bravi a seguire le regole di Dio, ma almeno, dice, forse saranno persone che sono virtuosi, che sono un popolo tranquillo, un popolo che avrà una vita moralmente corretta. Non proprio. Isaia 3. Sì. Il Signore dice ancora: poiché le figlie di Sion sono altere, camminano con il collo teso, lanciando sguardi provocanti, procedendo a piccoli passi e facendo tintinnare gli anelli dei loro piedi. Una parentesi, le prostitute facevano gli anelli ai piedi, perché per le persone passeggiando potevano sapere chi era una prostituta, era proprio un sistema. Chiaramente era diventata una abitudine normale. E ancora sotto, Isaia 22:13. Ed ecco che tutto è gioia, tutto è festa, si ammazzano buoi, si scannano pecore, si mangia carne, si beve vino, mangiamo e beviamo, poiché da tanto domani moriremo. Questo hanno detto che anche dalle altre parti, mangi e bevi che tanto domani sei morto. Non è cambiato. Dicevo, ok Marco, però non vanno al tempio per abitudine, vanno al tempio soltanto per abitudine, non sono moralmente corretti, mangiano e bevono e fanno il sesso ricreativo, ma almeno insomma lo sanno che c'è un Dio che li ha protetti, vero? E che li ha generati e che è dalla loro parte. Neanche a parlarne. Isaia 44, 14, 17. Si tagliano dei cedri, si prendono degli elci, delle querce, si fa la scelta fra gli alberi della foresta, si piantano dei fili che la pioggia fa crescere. Poi tutto questo serve all'uomo per fare fuoco ed egli ne prende per riscaldarsi, ne accende anche il forno per cuocere il pane e ne fa pure un dio e lo adora, ne scolpisce un'immagine davanti alla quale si inginocchia, ne brucia la metà del fuoco, con l'altra metà prepara la carne, la fa arrostire e si sazia. Poi si scalda e dice: ah, mi riscaldo, godo a vedere questa fiamma. Con l'avanzo si fa un dio, il suo idolo, si prostra davanti, lo adora, lo prega e gli dice: salvami, perché tu sei il mio Dio. Ridicolo, vero? Se vi suona familiare con la situazione attuale nel momento italiano, non solo italiano, beh, non siete da soli. Si va in chiesa per tradizione. Ogni giorno c'è una nuova legge. Si mangia, si beve, si fa sesso come se non ci fosse un domani. E ognuno si fa il suo Dio sulla. Io adoro questo, io adoro quest'altro, io adoro quell'altro. In una situazione del genere, voi potreste dirmi, e Dio che fa? Perché non interviene? Però immaginate cosa fareste a un figlio ribelle. Cosa fai a un figlio ribelle? Lo leghi alla sedia? Lo incateni? Semplicemente cerchi di portarlo sulla via retta. Isaia 1, 16, 19. Lavatevi, purificatevi,
Togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, verranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come folgora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese. Questo è quello che dice un padre. Dai, smettila di fare così. Vieni perché io ti aiuto, perché ti sto a fianco. Ricordate che queste, c'è da sottolineare che il ministero di Isaia è durato 60 anni. 60 anni. Per cui lui ha scritto per 60 anni queste cose, le dice al capitolo 1, per cui all'inizio del suo ministero. E tutte queste raccomandazioni del Signore per 60 anni non fanno proprio presa, non lo sentono. Tanto è vero che quando Isaia sarà morto, lo saranno deportati. Israele sarà completamente distrutto, sarà deportato completamente in Assiria e non tornerà mai più nessuno. Giuda sarà deportato a Babilonia e soltanto tanto tempo dopo ritornerà nella terra promessa. Per cui a queste raccomandazioni il popolo. Ora, nel tempo, sia nella vita sia come vita di pastore, ho visto che la maggior parte delle volte che succede questo, succede una cosa molto semplice: figlio e padre si dividono la nostra vita. Ma non è che il padre smette di amare il figlio, anzi continua a dire tra vedersi ogni volta che lo incontri, dice: dai, smetti, sai che ti stai facendo male. Anche Dio allo stesso modo ci ama, e anche quando andiamo fuori dal seminato ci vuole bene e ci avverte di cosa ci accadrà se continuiamo. E questo è il piano che aveva fatto Dio. C'erano due regni, Giuda e Israele, e manda Osea in Israele e Isaia in Giuda. Se voi leggete Osea, dirà più o meno le stesse cose all'altro regno di quelle che dice Isaia. E aveva mandato questi due profeti per dire: questo è quello che meritate, questo è quello che meritate per come vi comportate, ma ancora potete tornare indietro. Vedete la prossima. Allora, se siete abituati, guardate un attimo quelli e poi li leggiamo insieme. Siete abituati forse ai versetti famosi di Isaia, quelli belli, quelli: la Vergine rimarrà incinta e partorirà e chiamerà il figlio Emanuele, Dio con noi. Oppure quelli drammatici, ma che hanno valore per noi, di Gesù presentato come agnello sacrificale. Allora, non stupitevi di quello che trovate qua. Perché queste sono le parole che Dio usa verso il suo popolo. Perciò farò tremare i cieli, Isaia 13, da 13 a 16. Perciò farò tremare i cieli e la terra, sarà scossa dal suo luogo per l'indignazione del Signore degli eserciti nel giorno della sua ira furente. Allora, come gazzella inseguita o come pecora che nessuno raccoglie, ognuno si volgerà verso il suo popolo, ognuno fuggirà dal suo paese. Chiunque sarà trovato sarà trafitto, chiunque sarà preso cadrà per spada, i loro bimbi saranno schiacciati davanti ai loro occhi e le loro case saranno saccheggiate, le loro mogli saranno violentate. Questa profezia si è avverata perché quando entrarono i babilonesi, si racconta, scusate la crudezza dell'immagine, che i bambini piccoli venivano presi per le gambe e venivano sbattuti contro i muri, e si dice che i muri di Gerusalemme erano completamente rossi del sangue dei bambini uccisi. E si è avverata questa cosa. E Dio è un Dio che non ti aspetta, è un Dio duro, con parole dure, spiegato persino con il popolo suo. Isaia 9, dal versetto 10 a 12. Per questo il Signore farà sorgere contro il popolo gli avversari di Rezin ed ecciderà i suoi nemici, i Siri da Oriente, i Filistei da Occidente, e si divoreranno Israele a bocca spalancata. Con tutto ciò la sua ira non si calma, sua mano rimane distesa. Il popolo non torna a colui che lo colpisce, non cerca il Signore degli eserciti. Perché dicevo che
questa sezione potrebbe chiamarsi guai, perché in 39 capitoli per 21 volte il capitolo inizia, o la frase inizia, con la parola guai. Guai in ebraico è obi, che significa ti meriti questo, ti meriti questo, te lo meriti. Ora Dio non, attenzione, vedete che Dio non punisce direttamente, non manda fuoco dal cielo, ma manda altri popoli, permettendo a altri popoli che invadano, distruggano e facciano del male al tuo popolo. Pensate che stesse gioendo a vedere questo. La sua mano distesa è come dire: ok, vai, fallo, ma non mi piace, permetterò questo, ma non è che mi piace. Nei primi di 39 capitoli Dio manda tutti questi popoli, questi sono 12 popoli, che vanno l'uno contro l'altro, che prima diventano oppressori e poi diventano oppressi, prima diventano conquistatori e poi diventano conquistati. Ci sarà Babilonia, la Siria, Moab, Damasco, l'Etiopia, l'Egitto, Edom, Tiro, Chedare e altri, che di volta in volta si avvicenderanno nella conquista di Gerusalemme, e ogni volta ci sarà qualcuno più forte che arriva, distrugge quello, qualche volta qualcun altro che arriva e distrugge l'altro. È la medesima reazione che avrebbe un padre vedendo il figlio che è trattato male, che è picchiato, che è maltrattato. So che mio figlio si merita tutto questo, so che mi si merita tutto questo, ma odio chi sta facendo del male a mio figlio. Dio non gioisce di tutto questo. Una piccola nota per noi: spesso siamo dei figli scostumati, siamo disobbedienti, alla fine paghiamo la nostra disobbedienza perché non facciamo quello che è bene per noi e che Dio ci dice di fare. Non siamo più benedetti, non siamo più protetti da Dio, ma questo non significa che Dio ci odia, questo non significa che Dio gioisce per il male che riceviamo, tutt'altro. Ritorniamo al libro di Isaia. Davanti a tutto quanto questo, lo stesso Isaia a un certo punto dice, probabilmente piangendo: Signore, fino a quando mi dà la prossima sanità? Fino a quando, Signore? Isaia forse si aspettava, ancora per poco, non proprio. Isaia 6 dall'1 al 13, la prima parte, 13 anni. Poi vediamo la seconda parte del versetto 13 alla fine della predicazione. E io dissi: fino a quando, Signore? Egli rispose: finché le città siano devastate, senza abitanti, non vi sia più nessuno nelle case, e il paese sia ridotto in desolazione, finché il Signore abbia allontanato gli uomini e la solitudine sia grande in mezzo al paese. Se vi rimane ancora un decimo della popolazione, esso a sua volta sarà distrutto. Wow, non rimane più niente, niente. Dio ti dice: ok, fino a quando? Fino a quando questo popolo non c'è più. Perché? Perché io mi sono ritirato, io non li proteggo. Che succede? Io non conosco questo. Ora, uno dei fondamenti della nostra religione, del nostro credo, è che Dio è santo. Cosa significa essere santo? Non significa solo essere senza peccato, ma significa odiare il peccato, e significa non poter stare a contatto con qualche cosa che odora anche lontanamente il peccato. Dio non può stare alla presenza del peccato, perché lui è santo, l'abbiamo cantato, santo, santo, santo. Se c'è il peccato, Dio non ci può essere. Vi ricordate quello che dicevamo di Moab? A Moab Dio non c'era, tutto quello che era di cattivo, che era capitato a Naomi e a Elimelech, è perché erano andati in un posto dove Dio non c'era, per cui Dio aveva ritirato la mano da quel posto. È la stessa cosa. Dove Dio è presente, invece, là c'è la benedizione e là c'è la protezione del Signore. Ricordate sempre
la storia di Ruth. Siamo spostati dal posto dove era Moab, dove non c'era Dio, al posto dove Dio veniva adorato. E lì è arrivata la benedizione, lì è arrivata la protezione, perché lì Dio c'era. Dio aveva iniziato dicendo: ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi sono diventati ribelli. I figli erano usciti fuori da casa, erano usciti fuori dalla sua protezione e dalla sua benedizione. Sapete, c'è un detto in Italia che dice che non si muove foglia che Dio non voglia, o voglia vedere come la traduce. Ovvero significa che tutto quello che accade è perché Dio lo vuole. Questo è assolutamente sbagliato. Non è vero che tutto quello che Dio che succede è perché Dio lo vuole. Tutto quello Dio conosce prima, tutto quello che accade, ma non tutto quello che accade è approvato da Dio. Anzi, bisogna dire che gran parte, l'80% di quello che accade non è approvato da Dio. Dio lo conosce, lo vede, ma non è che Dio lo approva. Dio lo permette, ma non è che lo approva. Siamo noi che ci mettiamo nelle condizioni di ricevere il male, perché siamo lontani, siamo fuori dalla sua protezione e dalla sua benedizione. L'abbiamo detto tante volte: se sei presente non significa che saranno rose e fiori, anzi spesso in alcuni posti sarai perseguitato e sarai ucciso, ma che nel momento del bisogno Dio sarà lì presente a darti la sua protezione e la sua benedizione, e alla fine tu comunque come credente sei salvo. C'è il sorriso di Dio per chi lo segue, ma anche l'ira di Dio per chi, avendolo conosciuto, si allontana. E questo è quello che sta succedendo. Ma sapete, Dio è il Padre perfetto. Dio è il Padre perfetto. E un padre perfetto non potrà mai odiare il suo figlio. È impossibile. Lascerà sempre una porta aperta perché il figlio ritorna, casomai dovesse tornare. Infatti avevamo letto soltanto una parte del versetto 13. Dai, la prossima. E questo è la seconda pagina del versetto 13 del capitolo 6. Ma come al terebinto e alla pelle, quando sono abbattuti rimane il ceppo, così rimarrà al popolo come ceppo una discendenza santa. Dio che cosa sta facendo? Dicendo: qua bisogna tagliare tutto, però da questo ceppo spunterà una discendenza santa. Vi ricordo che cosa vuol dire santo? Separato, messo da una parte, scelto. È il popolo che Dio cerca, quello, il popolo santo. Che cosa significa questo? Significa che nonostante i figli se ne siano andati, nonostante siano stati distrutti, perché lontani dalla benedizione e dalla protezione, cioè, proprio in mezzo a quei figli ribelli nascerà una generazione santa, una discendenza differente da tutto il resto del mondo. Dio fa dire a Isaia in un altro brano: un residuo, il residuo di Giacobbe tornerà a Dio potente. Ci sarà un momento in cui quello che rimane dal ceppo di questa stirpe germoglierà qualche cosa che dirà: che cosa abbiamo fatto? Torniamo al Signore. C'era una volta il popolo di Dio, il popolo che Dio amava, che sarà distrutto, ma un piccolo residuo resterà e sarà una generazione santa. Qualcuno che tornerà al Signore ci sarà. Qualcuno che può tornare indietro guardando la propria vita, che non penserà solo al proprio comodo. Tra parentesi, proprio in Isaia, capitolo 32, c'è un re, Ezechia. A un certo punto Isaia va da lui, profetizza tutte le cose che succederanno. Sapete che risponde questo? Non è sullo schermo, ve lo dico io. Isaia 39,8. La parola dell'Eterno che è pronunciato, questo è quello, Ezechia risponde: la parola dell'Eterno che hai pronunciato è buona. Come? Ti dico che sarete distrutti, deportati, sangue da tutte le parti, cioè più niente. Poi aggiunse: ti sarà almeno pace e sicurezza, la mia
A me. E che mi importa? E tanto a quell'epoca io sono morta e sepolta. Fino adesso succede bene, come quello famoso discorso di quello che si butta dal quindicesimo piano di un grattacielo, che ha 100 piani, e verso il 50° piano uno apre la finestra e dice: oh, come va? Fino adesso bene. Siamo giunti al capitolo 39 e qui termina la sezione 4. E dal capitolo 40 si apre un mondo completamente differente. Infatti queste sono le parole con cui inizia il capitolo 40. Tutti gli altri capitoli iniziavano con guai, qui comincia con: consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il tempo della schiavitù è compiuto, che il debito della vostra iniquità è pagato, che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. È un mondo radicalmente differente. L'ira di Dio non dura in eterno. L'ira di Dio non dura. Ma dura per un tempo. E avendo visto che non eravamo capaci di non peccare, non eravamo capaci di seguire le leggi di Dio pienamente, che non l'avremmo potuto mai fare, a un certo punto, e Isaia al capitolo 53 ne parla, Dio provvederà una soluzione che servirà per tutti. Siete presente quando si va a sciare, perché c'è stato, io non ci sono mai stato, c'è quello che si chiama ski pass, no? È un cartellino che tu paghi all'ente provinciale del turismo o a chi altro, e con quello ski pass tu, quando ti presenti all'impianto di risalita per andare in alto sul monte per raggiungere le vette, tu non devi fare altro che presentare così, altrimenti devi pagare tutte le volte per arrivare sul monte. Dio provvederà a uno schipazzo, perché possiamo arrivare sul monte, perché possiamo arrivare alle altitudini, perché possiamo arrivare in cielo. Questo schipazzo, Isaia 53 capitolo 5. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ma di questo parliamo la prossima volta. Signore, grazie. Grazie che tu sei un Dio che non porta la sofferenza eterna. Grazie che ci hai salvato. Grazie che hai capito che non ce l'avremmo mai fatta. E hai mandato un provvedimento. Hai mandato uno schipass. Hai mandato Gesù. Se tu che mi hai ascoltato, sei stato colpito da qualche cosa che è stato detto oggi, prega nel tuo cuore insieme con me queste cose. Sì, grazie Signore, grazie Dio, che non sono più sotto il giudizio, che tu non sei contro di me ma sei per me. Io ti chiedo perdono per tutte le volte che sono un figlio o una figlia scostumata, che non faccio il tuo volere, che corro lontano via da te e non ho più la tua benedizione e la tua protezione. Voglio chiedere scusa, Signore. Aiutami a non farlo più. Manda il tuo Spirito Santo perché possa resistere a tutto quello che vedo nel mondo, e a tutto quello che soffro nel mondo, e a tutto quello che il mondo vuole farmi per portarmi in tavola. E io ti voglio ringraziare, Gesù, perché le tue lividure hanno salvato la mia vita.
perché tramite il castigo che è capitato a te, che era quello che doveva capitare a me, io sono santo. E di questo ti voglio seguire, e per questo ti voglio seguire e ringraziare per tutta la mia vita. Questo lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.